Evento conclusivo domenica a Conversano per l'undicesima edizione della Festa Nazionale delle Ciliegie. Vediamo com'è andata. Si è conclusa domenica sera a Conversano l'undicesima edizione della Festa Nazionale delle Ciliegie. La serata finale è stata aperta da una passeggiata a cavallo lungo le vie del centro cittadino e si è conclusa con due spettacoli, una sfilata di moda sotto le stelle e poi uno spettacolo musicale itinerante, quello degli Aria Corte. Sabato 4 giugno invece si è svolta una ciclopedalata tra ciliegeti e siti rurali e poi ancora tanta musica e spettacoli dal vivo con artisti locali. Ampia anche l'area espositiva, che ha interessato l'intero centro storico intorno al castello e altre piazze, con spazi dedicati non solo agli stand di ciliegie ma alla gastronomia più in generale, con mercatini artigianali e macchine agricole e movimento terra, con degustazioni di prodotti tipici a base di ciliegie. Di grande attrazione anche l'apertura straordinaria di chiese, monumenti, la pinacoteca del castello e il polo museale, dove è custodito un patrimonio storico, artistico e culturale di valore inestimabile, con visite guidate. Tra le opere di maggiore pregio, la chiesa e la cripta del monastero di San Benedetto in fase di restauro. Nonostante l'annata pesante per il comparto cerasicolo della terra di Bari, con la perdita di gran parte del raccolto a causa di condizioni meteo avverse, gli agricoltori dunque non hanno voluto far mancare il tradizionale appuntamento con la festa delle ciliegie, giunto a Conversano alla 12ª edizione. 11ª edizione invece come festa nazionale dell'Associazione delle Città delle Ciliegie, in abbinamento con la Sagra della Ferrovia, in programma l'11 e il 12 giugno a Turi. Un gesto di speranza per l'intero settore, ma anche un modo per dar voce alle richieste delle organizzazioni di categoria rimaste inattese, come l'aumento del fondo di solidarietà per rendere possibile la stipula delle assicurazioni, condizione indispensabile per accedere agli indennizzi delle calamità, oggi a costi insostenibili per i produttori, e la previsione nel PSR di misure specifiche per finanziare la copertura dei ciliegeti.